Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telebari da Roberto Maggi. In primo piano la cerimonia per l'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Bari. Ospite d'eccezione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Andiamo a vedere com'è andata. Dichiaro aperto l'anno accademico 2018-2019 del Politecnico, 28esimo dalla sua fondazione. Il magnifico rettore del Politecnico Eugenio Di Sciascio sancisce l'inizio dell'anno accademico, l'ultimo del suo mandato. Seduto nell'aula a Tiglio Alto c'è anche Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio dei Ministri e l'ospite d'onore della cerimonia. A lui sono rivolte molte delle richieste per ridurre il divario tra gli atenei del sud e del nord Italia. In questo il Politecnico di Bari riesce a distinguersi e lo stesso rettore a spiegarlo con un incremento di oltre il 35% nel numero degli studenti e con prospettive occupazionali che toccano tassi superiori al 90%. Se da un lato c'è grande apprezzamento per le iniziative del governo, in particolare il piano straordinario per il reclutamento di ricercatori e quelle per l'incremento delle disponibilità di punti organico alle università con buoni parametri di sostenibilità, è il presidente della Conferenza Nazionale dei Rettori, Gaetano Manfredi, a lanciare l'allarme: servono maggiori finanziamenti per le università. Il divario tra nord e sud è ancora troppo ampio, per esempio nella perdita degli studenti, con una forbice che va dal più 15% al meno 15%, col dato negativo naturalmente ad appannaggio del meridione. In molti riconoscono l'impegno del governo in questa direzione, ma serve ancora molto di più per invertire la rotta. Dobbiamo assolutamente migliorare il nostro sistema della ricerca, della innovazione tecnologica e intervenendo a vari livelli. Cercheremo con tutte le cautele del caso, non voglio spaventare nessuno, ma sicuramente interverremo anche a migliorare il sistema di reclutamento. Dobbiamo favorire, creare le premesse perché questo sistema della ricerca possa orientarsi sempre più verso la internazionalizzazione. E nella lunga giornata barese il presidente Conte sta anche incontrando in queste ore in prefettura le famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Corato. Più tardi invece visiterà alcune aziende della provincia di Bari. A margine degli appuntamenti poi si è fermato con i giornalisti per commentare alcuni dei temi al centro del dibattito politico. Sì, purtroppo oggi è una giornata di lutto perché abbiamo perso un uomo delle istituzioni, dell'arma, il maresciallo maggiore Di Gennaro, qualche ora fa. Era rimasto ferito e poi è deceduto, mentre è rimasto ferito Casertano, il carabiniere Casertano. L'Italia vuole avere un ruolo in Libia come l'ha avuto sempre adesso. Il ruolo dell'Italia è quello di un paese facilitatore per il processo di stabilizzazione e di pacificazione dell'intero territorio. Se ci sarà una crisi umanitaria, l'Italia saprà affrontarla. In questo momento il governo non ha alcuna sensibilità per realizzare un tratto finale quale Poseidon originariamente progettato. Approfitto per ringraziarla per le parole di attenzione e disponibilità che mi ha comunicato in una nota ufficiale per la candidatura della città di Bari ad ospitare i lavori del G20 durante la presidenza italiana del 2021. Così il sindaco Antonio De Caro, il premier Giuseppe Conte durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Bari. So che non sarà facile vincere la competizione con altre città, ma noi crediamo molto in quel De Remi facemmo ali, il motto del nostro Politecnico, ha detto ancora De Caro. Come Ulisse ci piacciono le sfide che, seppur impegnative, possano far volare la nostra città. Certo, l'obiettivo è molto ambizioso e va oltre la scadenza elettorale del mio primo mandato nel 2021. Non so se sarò ancora io il sindaco di Bari, ma facendo il sindaco ho imparato che se si guida una comunità non si deve guardare alle prossime elezioni, ma alle future generazioni. La candidatura barese ad ospitare uno degli eventi del G20 è stata presentata il 2 marzo scorso. Cambiamo completamente argomento e ci spostiamo a Borgo Egnazia perché lì c'è la nostra Cristina Ferrigni. Si sono conclusi i lavori della Due Giorni organizzata dai giovani industriali di Confindustria dedicata in particolare al tema dell'occupazione. Allora andiamo da Cristina.
Bentrovati da Borgo Egnazia, dove da ieri i giovani industriali di Puglia ma di tutta Italia si stanno confrontando su diversi temi di interesse sociale, in particolare sul tema dell'occupazione. Io sono in compagnia di Gabriele Lipolis, presidente regionale di Giovani Imprenditori di Confindustria. Allora, cosa è emerso da questo incontro? Un primo bilancio. Intanto salve a tutti, un saluto ai telespettatori che ci seguono in questo momento da casa. E mi scuso per la voce, ma un po' di purtroppo di freschetto ci ha rovinato un po' la giornata, ma solo quello, perché tra ieri e oggi i temi affrontati sono tanti. I giornalisti ieri, insomma, i maggiori giornalisti italiani, sia della carta stampata sia della televisione, che sono stati i nostri speaker, i nostri relatori, hanno veramente parlato, hanno toccato molti temi, e i giovani imprenditori di tutta Italia e i giovani imprenditori della Puglia e del Sud hanno comunque dato il loro contributo. Noi ritorniamo a dire questo, che per quanto riguarda il cuneo fiscale facciamo e continuiamo a portare avanti la nostra proposta. Sotto i 35 anni cuneo fiscale uguale a zero, e non al 47,9 come in questo momento. L'Italia è il terzo paese dell'Ocse con il più alto cuneo fiscale, quindi chiediamo di abbassarlo naturalmente anche per gli over 35, e non naturalmente non di azzerarlo, ma di abbassarlo. E questo è uno dei temi naturalmente su cui siamo tornati, abbiamo continuato a insistere e continuiamo a insistere anche qui da Borgo Egnazia e dalla Puglia. Ecco, abbiamo anche il tasso di disoccupazione più alto in Europa, quindi qual è il messaggio? Noi qui non crediamo nel reddito di cittadinanza, crediamo che sia che potrebbe essere, poteva essere una struttura, una proposta e una che poteva andare bene, che poteva funzionare, però purtroppo adottata in questa maniera non va per nulla bene. Noi cosa diciamo al reddito di cittadinanza? Che è una misura rendevole, che non porterà e non sta portando nulla al nostro territorio e all'occupazione. Per quale motivo? Lo dice il governo stesso nel DEF, cioè loro fanno, adottano il reddito di cittadinanza, poi nel DEF dicono che per quanto riguarda il 2019 il reddito di cittadinanza porterà lo 0% per quanto riguarda il PIL. Stessa cosa per quota 100, vale a dire sempre nello stesso DEF, e non lo dico io ma lo dicono loro stessi, quindi non lo diciamo solo noi di Confindustria, quindi danno ragione al centro studi, danno ragione ai giovani imprenditori, che da tempo, da quando si è cominciato a parlare di reddito di cittadinanza e quota 0 e quota 100, continuano a dire che invece sono altre le misure per far ripartire il paese. Grazie, allora parleremo di occupazione ma di tanto altro ancora nel prossimo collegamento con Alessio Rossi, presidente nazionale dei giovani di Confindustria. Intanto restituisco la linea allo studio. Grazie Cristina, grazie. Restiamo sul tema della politica, perché l'ex ministro Dario Franceschini è stato ieri a Bari per presentare la candidatura di Nico Battista al Consiglio Comunale di Bari assieme alla campagna del Partito Democratico per le Europee. Lo abbiamo intervistato. Archiviata la fase delle primarie per il Partito Democratico, arrivano nuove sfide, le amministrative e le europee. Beh, le affrontiamo con un partito che ha appena eletto un segretario, ha avuto una grande forza dagli elettori, tanti elettori che sono andati a votare alle primarie. Ci presentiamo a queste amministrative a Bari, in altre città, con coalizioni molto larghe, e sfidiamo il governo, questo governo delle promesse, delle parole, questo governo che sta trascinando il paese in una crisi sempre più difficile da superare. A Bari si cerca di dare anche continuità al lavoro che è stato fatto negli anni scorsi. Bari è stato un po' un laboratorio, parla anche un po' della candidatura di un consigliere qui a Bari, Nico Battista, anche un po' nel segno della continuità di questo lavoro che è stato fatto, ma anche nel segno di un Partito Democratico che è una squadra. È quello che a livello nazionale è un po' mancato in questi anni. Il PD è un partito che è nato per tenere insieme e raccogliere culture politiche vicine ma diverse, personalità forti che devono stare insieme in una squadra. È quello che stiamo recuperando con Zingaretti, è quello che vogliamo fare mettendo insieme candidati che hanno il vantaggio della novità e altri che hanno il vantaggio dell'esperienza amministrativa come Nico. La pagina della cronaca, una notizia curiosa che andiamo a scovare sul nostro sito www.telebari.it. Un imprenditore 54enne di Molfette è stato denunciato per ricettazione in alcuni locali nella sua disponibilità. Infatti i carabinieri hanno trovato e sequestrato ben 21 quintali di formaggio rubato. L'operazione militare è arrivata a termine di un'attività di indagine iniziata nel mese di marzo in seguito a un ingente furto avvenuto in un importante caseificio
dell'edificio di Viterbo, collocato ai confini con il comune di Marta, dove qualche settimana fa sono stati rubati circa 80 quintali di formaggi. Ma cambiamo completamente argomento, passiamo alla pagina sportiva. Contro il Portici abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi. Mister Cornacchini chiama a raccolta il popolo biancorosso per la sfida di domani allo stadio San Nicola, una gara che potrebbe valere la promozione in Serie C nel caso di una vittoria del Bari e il conseguente stop della Turris contro la Città di Messina. Sentiamo Cornacchini. Se si chiudono i conti non lo so, la settimana è andata bene, la squadra ha lavorato molto bene, quindi da questo punto di vista qua sono molto sereno. Se la domenica si rispecchia dalla settimana sono sereno, insomma, la squadra l'ha fatto molto bene, quindi dobbiamo essere lucidi, sereni e vincere. Qui no, non conta né tattica, né la tecnica, né negli schemi, non conta, conta il cuore, conta la voglia di ottenere il risultato pieno, conta la voglia di vincere, conta tanto, a prescindere dalle tattiche, da tutto, insomma, dai, la realtà è questa. E quindi, a prescindere dalla gente che ci sarà, mi auguro che ci stia vicino, poi alla fine della partita possa decidere di fare quello che gli pare, sia fischiare o applaudire, però che durante la partita ci stia vicino, solo questo. E questa domenica delle Palme sarà funestata dal maltempo, aria ghiacciata d'autunno, cielo nuvoloso e pioggia. Queste le previsioni meteo del colonnello Vitantonio Laricchia, lo abbiamo intervistato, ascoltiamo le sue parole. Buongiorno, buongiorno a tutti, è un sabato e domenica, una domenica delle Palme, direi quasi tra virgolette funestata dal maltempo e aria ghiacciata che proviene dalla Scandinavia, quindi una configurazione meteorologica prettamente autunnale. Una grande sorpresa del lato negativo della primavera, quindi cielo molto nuvoloso, coperto con piogge, rovesci, temporali e qualche grandinata qua e là che crea grossi problemi, specialmente in agricoltura. Temperature frizzanti, siamo a valori massimi attorno ai 13 gradi, quindi inferiori alla media, i venti da quadranti settentrionali, i mari mossi localmente molto mossi. Se andrà avanti così, appunto, come vi dicevo, sabato e domenica, e per non finire anche per lunedì. La situazione andrà meglio a partire da martedì, quando finalmente arriverà quello che chiamo l'amico maestrale e tanto sospirato in questo momento. Splendide giornate, splendide settimana santa appunto da martedì fino alla domenica di Pasqua. Quindi avremo giornate soleggiate, notti stellate e assicurate tutte le manifestazioni sacre con tempo abbastanza asciutto e temperature frizzanti. Per Pasquetta per il momento c'è qualche preoccupazione. E in attesa dell'arrivo dell'amico maestrale, l'informazione di Telebari si ferma qui, prosegue però sui nostri canali social e sul nostro sito www.telebari.it. A tutti un buon proseguimento di giornata. È offerto da sgservicesud.it. Bentrovati da Nikos di Trevi Meteo, giornata di domenica con una zona di bassa pressione che lentamente si muoverà verso le nostre regioni, insomma ancora tanta instabilità, in particolar modo nel pomeriggio al centro-sud con sviluppo di scrosci di piogge temporali, ma anche al nord non mancherà qualche fenomeno. Migliora qui lunedì. Andiamo nel dettaglio della previsione perché sarà una giornata di domenica con nubi più compatte al nord Italia, dei fenomeni inizialmente anche dei bei scrosci di pioggia al nord-ovest, però attenzione perché l'instabilità sarà in accentuazione anche al centro-sud. L'ultima grafica ci conferma di fatto una giornata inaffidabile sulla nostra penisola con il rischio di piovaschi, anche dei brevi temporali. Piogge al mattino, vi segnalo, diffuse al nord-ovest e la neve che proprio sulle Alpi occidentali scenderà fino verso i 1000 metri di quota. Una giornata parecchio fresca sull'estremo nord-ovest. Dettagli maggiori sull'app gratuita di Trevi Meteo. Il meteo è offerto da sgservicesud.it.